Abbiamo scelto di prevedere la staffetta in queste tre tappe che attraversano tutte le zone terremotate, a partire dal Lazio e a finire nelle Marche. Sono le zone più vulnerabili, insomma, le zone colpite dal sisma, che sicuramente possono trarre beneficio da questi che sono i cammini lenti che il Club Alpino Italiano propone. L'asino, il mulo e in qualche misura anche il cavallo hanno accompagnato dagli albori delle nostre società lo sviluppo lungo gli itinerari transumanze, lungo gli itinerari di scambio commerciale. Camminare con gli animali è un modo di vedere gli stessi luoghi con occhi diversi, anche con quelli loro. Un'ennesima possibilità di sviluppo per questo territorio che comunque sappiamo ha bisogno in questo momento di molte frecce da scagliare dal suo arco. Grazie.